Amici sportivi, buonasera. Avete già avuto modo di capire, di vedere, di sentire il clima attorno alla squadra Maranto all'ultima giornata del campionato. Era il 30 maggio del 1982, un anno magico per l'Arezzo che venne promosso in Serie B. Ecco il cross davvero preciso per Malisan, è solo davanti a Della Porta, va a terra e il pallone in gol. Arezzo 4, Paganese 1. Ed è la fine, con qualche secondo di anticipo gli sportivi possono abbracciare i loro giocatori. Una serata in Piazza Grande organizzata dal Museo Amaranto ha rievocato quei momenti. Sì, è un anniversario importante per noi che abbiamo vissuto un attimo una promozione importante e abbiamo deciso di fare questa festa un po' particolare in un'atmosfera un po' storica per Arezzo e quindi ci siamo ritrovati qua, abbiamo voluto festeggiare qui tutti assieme, sono venuti quasi tutti i componenti di quella squadra, quindi penso che sia una bella serata. Gli anni passano, però ci sentiamo sempre giovani, 40 anni, ma sembra che la vittoria sia stata ieri. Che emozione si prova a riabbracciare i compagni di squadra? Guarda, prima quando scendevo dalle scale e a tavolo ho visto 3-4 mi sono venuti i brividi, perché è sempre bello ritrovarsi anche se sono passati tanti anni. Con la maglia Maranto ancora sulla spalla, ma insomma è come se fosse indossata, è come se fossimo 40 anni fa. Eh sì, questa sera è una sera particolare, insomma, al di là non si pensa a 40 anni, io rivedendo anche tanti amici, tanti tifosi che di quegli anni che ho conosciuto, insomma, sembra di ritornare a 40 anni fa, quindi il tempo stasera sembra si sia fermato, è un piacere essere qua. Tra i giocatori più temuti di quella formazione, Domenico Neri, autore 3 anni dopo, nel 1985, della storica rovesciata. Pronto a cross, lo effettua Neri, la rovesciata ed è il gol! Splendida rete di Domenico Neri! Grazie Menchino! Splendida rete di Neri! Che emozione si prova a rivivere quei momenti? Ah, guarda, un'emozione grandissima. A rivedere solo i miei compagni, che sono 30 anni che non li vedo, è una grande emozione. Per me è una gran gioia, perché vedere quelli che erano i miei idoli nell'82 e oggi sono amici, cioè amici non conoscenti, per me è una soddisfazione enorme. Immagini, applausi, bandiere e nostalgia per l'impresa di 40 anni fa. Tra il pubblico anche Pau De Negrita, tanti aretini, ma soprattutto i giovanissimi e le citte Amaranto che hanno festeggiato una recente promozione in Serie B. Esattamente, i ragazzi ci hanno dato una grandissima soddisfazione. Perché tra l'altro incrociamo le dita, manca ancora una partita, sono imbattute e ci tengono a mantenere questo record, quindi domenica tutti al comunale a vedere le scitte Amaranto. Un sentimento su tutti prevale: tornare in un campionato superiore. Arezzo non è una città da Serie D. Siamo fiduciosi che le lunghe settimane estive possano portare qualche novità in chiave ripescaggio. La società ha già dato ampie rassicurazioni da questo punto di vista, l'amministrazione ha già fatto lo scorso anno il proprio dovere prolungando la convenzione dell'Arezzo. Sappiamo che lo stadio è condizione necessaria, non sufficiente ma necessaria per poter ambire a essere ripescati, quindi io sono ottimista di natura e quindi speriamo bene. Io spero che la società faccia le cose con la testa, credo che prendendo il direttore sportivo nuovo cominci un'altra era. Le maglie celebrative prodotte da Chimera Gold sono ancora disponibili in alcune taglie presso il Museo Amaranto. L'offerta minima è di 20 euro, il ricavato sarà devoluto al Calcit.